Grazie. Allora, procediamo con il nostro ordine del giorno e passiamo all'oggetto 125. Si tratta di una interrogazione del consigliere Ricci rivolta all'assessore Paparelli. Procedura di licenziamento attivata dal gruppo Colussi nei confronti dei lavoratori dello stabilimento di Petrignano d'Assisi. Intendimenti della Giunta regionale ai fini della tutela dei posti di lavoro. Strategie che la Giunta medesima intende adottare per lo sviluppo economico dell'Umbria. Prego, consigliere Ricci. Grazie Presidente dell'Assemblea legislativa, si tratta dell'atto 1371, la procedura di licenziamento attivata dal gruppo Colussi che determina un ulteriore elemento di fragilità del sistema regionale dell'Umbria. E peraltro i dati che arrivano anche dall'Agenzia Umbria Ricerche riferiti al prodotto interno lordo pro capite inerenti gli ultimi 10 anni segnalano che mentre le Marche hanno avuto un andamento assonante con quello italiano, la Regione Toscana ha avuto finanche una crescita nel prodotto interno lordo pro capite, mentre l'Umbria ha avuto un calo consistente, segno di una fragilità del sistema regionale. Peraltro l'Istat ha segnalato recentemente che dall'avvio della crisi l'Umbria dovrebbe recuperare circa 15.000 posti di lavoro e nel frattempo il livello delle povertà significanti è arrivato al 12% sul complessivo dei residenti nel quadro regionale. In quest'aula consiliare, peraltro, spesso andiamo a sottolineare come nei sistemi economici lo sviluppo dipende molto dai nodi di trasporto e ulteriormente, vista anche l'area di Petrignano d'Assisi, abbiamo a segnalare anche la necessità di ulteriori livelli di sviluppo del sistema aeroportuale e anche delle connessioni con l'alta velocità ferroviaria che potranno anche essere raccordate con lo stesso aeroporto. Su queste condizioni al contorno chiediamo alla Giunta regionale quali sono le azioni che si intendono intraprendere per difendere i 125 posti di lavoro che in questo momento hanno una fragilità complessiva nel sistema del gruppo Colussi e più in generale quali sono le strategie, almeno nel breve periodo, per poter contrastare e quindi supportare adeguatamente il sistema economico umbro e quindi una ripresa adeguata dello sviluppo economico e dei posti di lavoro, concludendo anche con una citazione propositiva che riguarda l'impegno che stanno avendo in questa vicenda le sigle sindacali e credo di poter dire anche la Regione Umbria per quanto gli sarà possibile, perché poi si tratta comunque di una specifica attività privatistica aziendale. Grazie. Consigliere Ricci, prego, Assessore Paparelli. Ma siccome quanto tempo ho, Presidente? Hai 3 minuti come per tutte le interrogazioni. No, perché questa è un'interrogazione che meriterebbe un approfondimento molto, con molto più tempo, quindi io magari rimando eventualmente, se necessario, a un incontro in commissione, non so in quale sede, dove si possa approfondire soprattutto la seconda parte dell'interrogazione. Ecco. A fronte di una situazione, della situazione di un'azienda nata a Venezia nel 1911 come la Colussi, che negli ultimi 5 anni, a causa soprattutto della domanda interna, ha avuto una crisi importante, questa crisi ha portato a un primo accordo nel 2014 tra le organizzazioni sindacali e l'azienda stessa, con un nuovo piano industriale che fu presentato e degli accompagnato da ammortizzatori sociali come la CIGO e la Solidarietà, che è ancora tuttora in vigore. Nel 2016 questo primo piano di rilancio di 40 milioni teso a valorizzare i marchi, vi ricordate la campagna No Palma
sui biscotti e le confezioni Colussi non ha dato il risultato, diciamo, sperato, tant'è che nel frattempo c'è stata la chiusura dello stabilimento di Imperia, anche se una parte della domanda è stata soprattutto una parte, diciamo, della produzione sostenuta soprattutto invece dalla positiva apertura del mercato russo, il quale, diciamo, la domanda estera solo in parte sopperito alla mancanza, diciamo, di mercato interno. E quindi questo ci ha prodotto che le criticità continuavano a starci, e nel mese di marzo 2017 l'azienda ha annunciato anche che una parte della produzione di fette biscottate prodotta a Pedrignano di Assisi sarebbe stata trasferita in un altro stabilimento del gruppo con inevitabili ricadute. A fronte di tutto ciò è stato predisposto un nuovo piano industriale che è stato presentato alle organizzazioni sindacali nelle scorse settimane. Si tratta di un nuovo piano che prevede investimenti per 80 milioni, 50 sul marketing per il riposizionamento dei marchi e 30 sul miglioramento e il potenziamento impiantistico di stoccaggio, nonché alla formazione e riconversione di professionalità all'interno dell'organico di Pedrignano. Dopo una serie di incontri e confronti che hanno evidenziato un progressivo inasprimento della tensione, lo scorso 10 ottobre la Colussi ha attivato la procedura di licenziamento in maniera anche un po' inaspettata per i 125 lavoratori ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223-91. Si apre quindi una fase delicata in cui la procedura sancita dalla legge assegna 45 giorni di tempo al confronto azienda-sindacato e, qualora non si giungesse a un accordo, ulteriori 30 giorni dove la Regione è chiamata formalmente a convocare le parti per cercare una soluzione di raffreddamento del conflitto e la ricerca di un accordo. Noi abbiamo sin dall'inizio della procedura, oltre che stigmatizzato l'atteggiamento della Colussi, che, diciamo, rispetto a quanto prospettato sia alle istituzioni che alle organizzazioni sindacali poi ha preso una piega diversa, anche in considerazione delle altre vertenze importanti come la Perugina e come, diciamo, la vicenda Novelli, seppure in misura minore, perché ieri è stato positivo l'incontro al Ministero, nel senso che è stato annunciato che ci sarà è stata chiesta una revisione della proposta concordataria da parte del Tribunale, quindi vedremo quale esito, diciamo, avrà nel prossimo incontro. Tuttavia, da questo incontro è emersa, abbiamo, diciamo, ritenuto convocare su questo specifico tavolo dell'agroalimentare, che sarà riconvocato anche domani, una vicenda di confronto con le parti sociali, chiedendo a tutte le parti sociali di assumersi una responsabilità sociale importante, perché molto spesso le crisi aziendali vengono lasciate esclusivamente nei tavoli del MISE alla esclusiva responsabilità dei sindacati e delle istituzioni e della istituzione regione. Quindi abbiamo chiesto che anche le associazioni datoriali, che anche i comuni facciano la loro parte in questa vicenda. In questo quadro molto articolato abbiamo monitorato la situazione e metteremo a disposizione tutti gli strumenti possibili per rilanciare, per fare sì che un intero settore non entri in crisi, visto che le tante piccolissime aziende dell'agroalimentare della nostra regione invece vanno, diciamo, al contrario molto bene. E per quello che riguarda quindi questo confronto, sarà riconvocato domani, l'evoluzione, diciamo, del, se vuole il consigliere, potrà essere oggetto anche di successivi, diciamo, approfondimenti. Per quello che riguarda la visione generale dell'Umbria, noi abbiamo nell'incontro con le parti sociali dato la disponibilità. Assessore, tempo però. Un minuto solo. Abbiamo dato la disponibilità a costruire insieme una nuova visione dell'Umbria dopo l'uscita dalla crisi provocata, prima dalla crisi economica e poi dal terremoto. Starei attento, consigliere Ricci, come fanno altri, a maneggiare i dati, perché il PIL, i 14 punti di PIL a cui si fa riferimento, sono tutti esclusivamente accaduti dal 2007 e 2012. Dal 2015, 2016 e 2017, nonostante il terremoto, il PIL in Umbria è positivo. Nel 2015 era fatto registrare una delle migliori performance italiane, con quasi più 3%.
e dall'inizio della crisi noi siamo passati da 349.000 occupati, che erano il punto più basso, diciamo, della crisi, oggi siamo tornati a 357.000. Certo, è vero assessore, il dato che lei, per favore, tempo, ricordava nel secondo trimestre, ho concluso, ma è dovuto essenzialmente ai settori del commercio e del turismo a causa della vicenda del sisma. Nello stesso periodo le Marche hanno un dato molto più negativo, le regioni cui si fa riferimento. Quindi, però, è importante costruire questa visione che vogliamo mettere a disposizione delle parti sociali e anche del Consiglio regionale, sapendo che noi dovremo agire su un unico elemento che si chiama produttività del sistema umbro, e questo lo si può fare intervenendo sul dimensionamento delle imprese, sul gap del digitale, sull'internazionalizzazione del sistema delle imprese, sull'innovazione e sulla ricerca. Sono questi gli strumenti di politica industriale che vogliamo, insieme alle risorse che abbiamo, mettere a disposizione per traghettare il sistema economico verso quell'industria 4.0, verso cioè l'innovazione che dovrà caratterizzare, e la sostenibilità, che sono i due elementi che dovranno caratterizzare lo sviluppo economico della nostra regione. Prego, consigliere Ricci, velocemente per la replica. Sì, grazie Presidente. Prendo atto che sia il quadro sindacale che quello afferente alla Regione Umbria stanno attentamente cercando di monitorare la situazione per difendere i 125 posti di lavoro, e in questa situazione complessiva ogni posto di lavoro è certamente sacro per l'importanza che riveste. Sul quadro più generale, come le sigle sindacali spesso ricordano, è urgente che la Regione metta a punto un piano specifico dove individui le priorità su cui destinare le risorse nei diversi ambiti nazionali, regionali ed europei disponibili. Su questo, e concludo, io credo che bisognerà anche pensare alla riduzione specifica dell'IRAP, l'imposta regionale attività produttive, per quelle aziende che si impegnano ad assumere e quindi a produrre nuovi posti di lavoro correlati al proprio sviluppo, oltre che, ribadisco, la necessità di sviluppare i sistemi di trasporto, in particolare l'aeroporto e in particolare l'alta velocità ferroviaria, che sembra essere uno degli elementi nodali e attrattivi per lo sviluppo economico di una regione, e in questo caso la stazione ad alta velocità ferroviaria, come avviene a livello internazionale, deve essere pensata vicino e connessa con l'aeroporto dell'Umbria. Grazie. Grazie. Passiamo all'oggetto 127, un'interrogazione dei consiglieri Carbonari e Liberati per l'assessore Bartolini. Verifica della sussistenza dei requisiti di legge per tutti gli attuali incarichi professionali esterni conferiti da parte della Regione Umbria e da enti da essa controllati direttamente o indirettamente, al fine di ottenere una maggiore meritocrazia, pubblicità e trasparenza nell'assegnazione degli incarichi. Modifica della normativa regionale in materia e di intendimenti della giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Carbonari. Grazie Presidente. Sì, vorrei ricordare che secondo la normativa nazionale e regionale vigente, il conferimento degli incarichi esterni, quelli degli incarichi professionali, dovrebbe perlomeno rappresentare un'eccezione a quello che è invece il generale obbligo della pubblica amministrazione di assumere personale mediante concorso pubblico. E quindi, essendo eccezionale, non può essere conferito così, ma deve essere appositamente motivato. In effetti, secondo la normativa regionale, gli apporti professionali esterni devono contenere l'accertamento della impossibilità oggettiva di reperire, di utilizzare le risorse interne di cui la Regione, che potrebbero appunto essere già presenti all'interno dell'ente, e quindi ci deve essere tutta una procedura per verificare che tali profili non siano disponibili. E anche la normativa nazionale invece prevede la natura temporanea di questi incarichi, perché non può essere conferito per lo svolgimento di attività ordinarie, ma comunque devono essere presenti, diciamo, dei progetti specifici e quindi attività straordinarie. E,
Le strutture quindi dovrebbero verificare attentamente la rispondenza poi dei requisiti professionali che devono essere richiesti, che sono richiesti a queste persone, che sono requisiti di alta professionalità, comprovata specializzazione universitaria, abilitazione professionale, quindi direi una serie di requisiti abbastanza importanti. Qualche volta si può prescindere dalla specializzazione universitaria, ma solamente per incarichi di attività che debbano essere svolti da professionisti e magari persone che operano nel campo dello spettacolo. E allora, considerando invece che all'interno della nostra regione e degli altri enti partecipati che appunto abbiamo avuto modo di valutare, che consulenti e collaboratori esterni spesso vengono inseriti nella nostra organigramma senza alcune volte anche senza laurea, sistematicamente rinnovati a catena, quindi questi incarichi anche per molti anni, nonostante vi sia il requisito della natura temporanea. E quindi spesso peraltro non è neanche chiaro l'oggetto dell'incarico, cioè qual è l'obiettivo, diciamo l'oggetto stesso dell'esigenza della regione, insomma, e quindi l'incarico che deve essere svolto. E spesso e volentieri molte di queste persone sono esponenti di spicco del Partito Democratico, spesso hanno militato all'interno della maggioranza, e quindi questo è un elemento che spesso troviamo nelle persone che hanno questi contratti con voi. Allora, detto questo, considerando che l'Istat ha rilevato la nostra regione tra una delle regioni dove più è importante dove sono importanti le conoscenze personali e le raccomandazioni, e dove peraltro il dato peggiore, abbiamo uno dei dati peggiori sulla emigrazione giovanile, noi vorremmo sapere dalla Giunta se intende effettuare una ricognizione approfondita di tutti gli incarichi esterni, verificare la presenza per ciascuna di tutti i requisiti di legge nazionali e regionali, chiarendo anche se e quali misure intende intraprendere per implementare e migliorare l'attuale disciplina, magari attraverso una maggiore pubblicità, attraverso una maggiore trasparenza dei processi di selezione, e affinché quindi possa essere sempre accertata l'indispensabilità, la temporaneità e la meritocrazia di questi incarichi, con particolare riferimento alle persone appunto di cui ho parlato prima. Grazie. Grazie. La parola all'assessore Bartolini per la risposta. Prego. Ci ha consentito una battuta all'inizio sullo spesso del Partito Democratico, è una cosa assolutamente indimostrata e non corrispondente al vero. Ma comunque entro nel merito delle questioni. Ha ben ricordato che questi incarichi richiedono alte professionalità, non sovrapponibilità con funzioni svolte dal personale all'interno, temporaneità. Questo tra l'altro è un principio che, come sapete, è contenuto nel decreto legislativo 165, con una normativa introdotta qualche anno fa. Aggiungo che su suggerimento della Corte dei Conti, oltre a rispettare queste disposizioni, negli avvisi si esclude, che vengono fatti dalla Regione, si esclude espressamente l'utilizzabilità degli elenchi di esperti, e ogni volta, anche se c'è una graduatoria, non si procede allo scorrimento della graduatoria, ma si riprocede ad avviso. Tengo anche a informarla che con l'attuale piano occupazionale che nei prossimi mesi predisporrò, proporrò alla Giunta di, come prevede il MADIA, di utilizzare le risorse che attualmente vengono impiegate per queste professionalità per le stabilizzazioni. Quindi nel tempo questo fondo, che ha un tetto, quindi andando in diminuzione, farà sì che comunque l'impiego, diciamo, del personale precario venga, che poi è quello il vero problema a mio modo di vedere, venga drasticamente ridotto. Aggiungo che tutti gli incarichi conferiti con indicazione di tutti gli elementi essenziali vengono puntualmente comunicati a Corte dei Conti, sezione giurisdizionale, sezione controllo, Dipartimento Funzione Pubblica e anche al Collegio dei Revisori.
come sa, per il decreto legislativo 39 del 2013 tutti questi incarichi sono pubblicati sul sito a trasparenza. Per quanto riguarda le agenzie, le società controllate sono sottoposte alla stessa disciplina. Sarà mia cura dare una direttiva affinché anche le agenzie si attengano agli stessi criteri. E dico di più, rispetto a quello che voi avete evidenziato, è ipotizzabile, a mio modo di vedere, si può prevedere con norma l'obbligo di pubblicazione sui siti dei curricula, che così rendono trasparenti, eccetera, eccetera. Ok? Ultima cosa, questa questione tra l'altro fu anche sollecitata per altre finalità dal consigliere Nevi sulla questione attinente specificamente a Villa Umbra. Do notizia che Villa Umbra ha posto un quesito all'ANAC sul problema della conferibilità degli incarichi a soggetti che appunto hanno cariche politiche, e ANAC ha ritenuto compatibile e che il conflitto di interessi va valutato di volta in volta. Comunque, per sua conoscenza, adesso le darò gli estremi anche di questo parere, così per avere più informazioni. Grazie, prego consigliere per la replica. Grazie Presidente. Beh, come sempre io riscontro che c'è un grande scollamento tra quella che sono le leggi nazionali e regionali, quelli che sono gli intenti della Giunta e poi quello che succede nella realtà, perché a me sembra che la realtà sia sempre diversa sia da quello che prevedono le leggi sia da quello che voi promettete. Che almeno chiaramente non sono soddisfatta poiché per questo motivo. Io spero sempre che la nostra azione di ricordarvi puntualmente che le cose devono essere fatte in un certo modo serva almeno a farvi mettere le mani veramente su questa situazione che è veramente deprecabile e che da tempo lamentano tutti i giovani che spesso sono costretti ad andare fuori con molte competenze e dove purtroppo invece spesso e volentieri si assiste a assunzioni basate su altri elementi rispetto a quelli delle competenze e delle professionalità. Sempre rivolta all'assessore Bartolini da parte dei consiglieri Liberati e Carbonari, il dramma del terremoto un anno dopo, gravi ritardi nella consegna delle casette per l'emergenza, con migliaia di persone ancora sfollate in abitazioni di fortuna. Informazioni della Giunta al riguardo. Prego consigliere Liberati. Sì, grazie Presidente. Dunque, pensavamo che rispondesse la Presidente stessa, considerando che la sedia vuota è, diciamo, scenograficamente corredata del suo cappotto, ma evidentemente bisogna andare con lo scomodo patrocinio dell'assessore Bartolini. Bene, allora ricordiamo di cosa stiamo parlando. Mentre nelle zone montane, zone del terremoto, già scende la prima neve e ci apprestiamo al secondo inverno per moltissimi sfollati in abitazioni di fortuna, mentre qui si torna ognuno, diciamo, nella propria casetta la sera, casa vera, e comodamente, eccetera, eccetera, e perdiamo tempo a parlare di mega dirigenti da 150.000 euro l'anno, mentre l'ex premier Renzi aveva detto che le casette sarebbero arrivate entro Natale, l'aveva dichiarato a fine ottobre, proprio dopo la scossa del 2016, non aveva detto di quale anno, questo è il problema. Ecco, mentre accade tutto questo, la Presidente Marini ha propalato una serie di bugie assurde. Ha cambiato 7-8 volte le date di consegna ipotetica di queste casette e abbiamo qui tutte le dichiarazioni. Ha cominciato a febbraio le 600 casette stimate entro giugno. Poi di qui all'estate, un mese dopo, poi entro l'autunno, eravamo il 19 luglio, dichiarazione all'ANSA, dichiarazione al Corriere Umbria, dichiarazione Umbria 24, eccetera. Poi entro la fine di ottobre, quindi il 21 agosto, entro novembre, ancora il 27 settembre, entro dicembre, e poi pochi giorni fa di nuovo all'ANSA ha dichiarato che entro l'inverno rispetteremo il cronoprogramma che ci siamo dati. Quale cronoprogramma?
Quale cronoprogramma? Di che cosa stiamo parlando? Noi stiamo prendendo in giro i terremotati, questo è il problema, e stiamo prendendo in giro noi stessi. Poi c'è tutto il grande tema della polpa, degli affari, delle cooperative, di alcune cooperative. Non si capisce per quale motivo il CNS, che è stato incaricato di eseguire le casette lì, abbia subappaltato, subappaltatori a soggetti che non hanno requisiti minimi di impresa. E quest'Aula non dice niente? Non si capisce per quale motivo la Regione, anche attraverso la Protezione Civile, non vada a diffidare come minimo il CNS per questo scandalo nazionale di cui voi siete tutti complici, perché non ne parlate? E allora non si capisce per quale motivo nessuno applichi penali nei confronti di questi signori che sono i capi delle capi delle COP e di cui noi non abbiamo alcun timore di parlare, perché dietro c'è un affare clamoroso sulla pelle della gente, dei terremotati. Per cortesia. Allora è ora che Catiuscia Marini dichiari per quale motivo sia mancata sinora la critica pubblica da parte di lei stessa su questo tema. Quali sono i pesi, i gravami che ci sono, se ci sono, per favore, in merito a questo tema? Consigliere, la invito a rimanere sul tema delle interrogazioni. E quindi, per favore, in favore dei terremotati, da parte vostra, parole e gesti e fatti chiari. Assessore Bartolini, prego per la replica, per la risposta. Allora, la mia sarà una risposta molto tecnica, e anche perché consiglieri Liberati penso che sarà da un anno, giustamente, perché il tema comunque è importante, ma insomma stiamo facendo un monitoraggio quasi mensile di richiesta e risposta sulla questione. Anche sulla cosa del CNS ha fatto più un'interrogazione, abbiamo sempre evidenziato che è un appalto della Protezione Civile Nazionale, che qui quindi la Protezione Civile Nazionale lo gestisce direttamente, non è, e tengo a precisarlo, un appalto della Regione dell'Umbria, anche se riguarda il territorio dell'Umbria. Poi questa è la premessa doverosa. Il Servizio Protezione Civile sta comunque monitorando giornalmente la situazione di installazione delle SAE. Tra l'altro è stato fatto anche il comitato di monitoraggio, mi sono stati dati che gli appalti sono quasi tutti quelli per le opere di urbanizzazione espletati, e è emersa la regolarità e la precisa applicazione di tutte le normative che sono richieste. La Protezione Civile regionale periodicamente comunque effettua incontri col CNS per verificare andamento consegne delle SAE. L'ultimo incontro è avvenuto la scorsa settimana. Ci sono le RUP che sono tenuti a fare questo controllo, anche dal punto di vista amministrativo e contabile, e stanno predisponendo ordini di servizio per l'intensificazione delle lavorazioni, prevedendo l'attività anche nei giorni festivi e su più turni per rispettare il cronogramma che, come sapete, è previsto per la fine, anzi per la metà, il 15 dicembre 2017. Tale ordine di servizio sarà notificato al più presto e, se vorrete, vi daremo contezza di quanto preannunciato. Analogo provvedimento di intensificazione dei lavori sarà emesso nei confronti delle imprese che debbono eseguire le opere di urbanizzazione su cui c'è la nostra competenza come Regione Umbria. Con tutto rispetto, Ponzio Pilato faceva così. Sono gli altri a condannare Cristo, mica io. No, non è lo Stato, siamo tutti parte dello Stato. O diciamo che questa vergogna deve finire, e quindi conseguentemente chiediamo alla Protezione Civile, lo chiediamo per iscritto, di provvedere con urgenza, come ha fatto anche la Regione Marche, aprendo gli occhi non si sa perché un anno dopo rispetto a questa vergogna, oppure sono sempre appunto gli altri. Non è questo il metodo, non si fa così come politica, non si fa così come, vorrei dire, eletti anche di quel territorio. Ci interessano i territori o ci interessano altri elementi? Non possono essere gli affari di certe COP a determinare la politica in Umbria e in Italia. Chiudiamo la sessione del question time con quest'ultima interrogazione.